Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Ovviamente in primo piano le misure economiche del governo a sostegno del rilancio dell'Italia. 55 miliardi, una manovra mastodontica quella per il rilancio dell'economia italiana. Gli aiuti riguarderanno pressoché tutti i settori e dal 18 maggio le regioni potranno decidere autonomamente il calendario delle riaperture. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. È un testo complesso, sì, sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Una manovra imponente, quella presentata ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, sostenuto dai ministri Gualtieri, Speranza, Bellanova e Patuanelli. Le risorse andranno a sostegno della stragrande maggioranza dei settori, ma secondo le varie associazioni di categoria queste rischiano di essere insufficienti. Dei 55 miliardi, 25,6 sono destinati al potenziamento della cassa integrazione e del bonus per gli autonomi. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida, veloce. Annunciate anche misure a sostegno delle imprese, per le quali sono stanziati 16 miliardi. Per quanto riguarda la sanità, l'emergenza coronavirus ha prodotto, almeno per il momento, un'inversione di tendenza. Sono 3,25 miliardi per i Covid hospital, l'assistenza territoriale e la terapia intensiva, più di quanto stanziato da tutte le manovre economiche degli ultimi 3 anni. Per il rilancio del turismo, via l'IMU per alberghi e stabilimenti balneari, è previsto inoltre un bonus vacanze da svolgere sul territorio italiano di 500 euro sotto forma di tax credit per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. Stanziati aiuti anche per le scuole, università e ricerca e raggiunto l'accordo sulla questione che più di tutte ha fatto traballare il governo, quella dei migranti. Questi lavoratori USA Getta saranno regolarizzati giusto il tempo di offrire le proprie braccia a vantaggio delle aziende agricole, alle quali sarà perdonato lo sfruttamento del lavoro nero pagando 400 euro allo sfruttato che decideranno di regolarizzare. Conte inoltre ha annunciato che non c'è alcuna intenzione di nazionalizzare grandi aziende. Che questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Per quanto riguarda le regioni, invece, queste dal 18 maggio sostanzialmente potranno fare ciò che vogliono. Nelle prossime ore è attesa un'ordinanza del governatore Marsilio, tramite cui probabilmente si annuncerà la riapertura di pressoché tutte le attività, dal commercio al dettaglio alla grande distribuzione, fatta eccezione per centri sportivi e palestre che presumibilmente riapriranno il 25. I ristoranti abruzzesi potrebbero dover distanziare i clienti tra un tavolo e l'altro di soli 2 metri, mentre secondo la direttiva nazionale i metri dovrebbero essere almeno 4. Sparirà inoltre l'autocertificazione, mentre prima di giugno non saranno consentiti gli spostamenti tra regioni. Marsilio ha chiesto a Conte di permettere gli spostamenti tra le zone di confine, ma finora non è giunta risposta. In Abruzzo inoltre ci si potrà spostare nelle seconde case, ma solo per il weekend. E dopo una riapertura dei servizi a step, dal 18 maggio la sanità abruzzese sarà anch'essa a pieno regime. Il punto della situazione con il capo della Task Force regionale contro il Covid-19, il professor Alberto Albani. Anche la sanità ha iniziato la sua fase 2, in particolare dallo scorso 27 aprile, quando sono stati riattivati alcuni servizi ambulatoriali, uscendo dalla fase acuta in cui tutte le attenzioni delle strutture erano concentrate sull'emergenza Covid, fase nella quale le altre prestazioni garantite sono state di tipo eccezionale, legate all'emergenza urgenza o alla indifferibilità dell'intervento, ad esempio per patologie oncologiche. La riapertura degli altri servizi sta avvenendo per step e dopo la tappa del 27 aprile ci sarà quella del 18 maggio. Siamo poi adesso partiti con un secondo step in cui abbiamo aperto ulteriori ambulatori e abbiamo cominciato ad intervenire anche sugli interventi chirurgici non più di tipo soltanto oncologico ma anche quelli di classe A e B, per arrivare poi il 18 ad un'apertura completa, quindi il terzo step, di tutti gli interventi chirurgici e di tutte le attività ambulatoriali. Abbiamo fatto questi step per garantire, per dar tempo agli ospedali di riorganizzare e di rimodulare quella che era la risposta in tempo di coronavirus, nel senso che adesso non per evitare assembramenti nelle sale d'attesa saranno dilazionati gli appuntamenti, cioè il CUP prenderà gli appuntamenti distanziando l'uno dall'altro, tutte le persone che entreranno negli ospedali saranno prese con i distretti, sarà rilevata la temperatura corporea,
al fine di evitare che persone che possono mettere a rischio la sicurezza di altri utenti siano rinviate al proprio domicilio e quindi poi nel percorso delle cure domiciliari. Albani spiega che negli ultimi due mesi il timore di contrarre il Covid ha comportato un calo degli accessi nei pronti soccorso abruzzesi stimato tra il 60 e il 70%, in linea con il dato nazionale. Si sono registrati per lo più accessi di codici gialli e rossi e solo l'elaborazione di dati nei prossimi mesi farà capire, tra i mancati accessi, quali sarebbero stati legati a patologie severe. In Abruzzo poi numeri molto bassi circa la cosiddetta sindrome di Kawasaki, complicanza registrata specie al nord per i bambini contagiati dal Covid. Noi in media nella nostra pediatria per i pescani ne vediamo 3 l'anno. Attualmente negli studi fatti a livello italiano abbiamo notato che mentre al sud è intorno al 4%, al nord, nelle regioni particolarmente colpite, questo può arrivare anche al 20-30%. Virus indebolito? Efficacia di diagnosi e terapie precoci? Il motivo non è ancora certo, ma i numeri, anche in Abruzzo, parlano di contagi, ricoveri e terapie intensive in evidente calo. Tuttavia, la guerra al SARS-CoV-2 non è affatto vinta. Non abbassiamo la guardia, questo lo dico sempre, l'ho detto sempre e continuo a ripeterlo. Finché siamo in una fase di studio anche dal punto di vista scientifico, l'unica precauzione, l'unico modo per interrompere la catena di trasmissione è il distanziamento sociale. Non mi stancherò mai di ripeterlo, distanziamento sociale e uso di mascherine finché non siamo sicuri che abbiamo vinto la guerra. E apriamo la nostra consueta pagina in diretta. Oggi parliamo di Banca Popolare di Bari, perché come leggete dal nostro titolo sul tavolo c'è l'azzeramento del piano di ristrutturazione. Io do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti, che è in compagnia di Carmine Ranieri, segretario CGL Abruzzo, che ritrovo a distanza di qualche giorno e che ringrazio. Buon pomeriggio anche Francesco Trivelli, segretario generale della FISAC CGL Abruzzo Molise. Buon pomeriggio Paolo, ovviamente buon pomeriggio anche ai tuoi ospiti per parlare di un argomento che in queste ultime ore ha unito ancora di più soprattutto i due primi cittadini di Teramo e Pescara, poi sentiremo uno dei due sul piano di ristrutturazione della Bipop Bari. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento al segretario regionale della CGL Abruzzo Molise Carmine Ranieri e al segretario della FISAC CGL Francesco Trivelli. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Ranieri, voi chiedete l'azzeramento di questo piano industriale, un piano industriale che prevederebbe la chiusura di diverse filiali nella nostra regione e conseguentemente degli esuberi di personale. Voi chiedete che questo piano industriale venga azzerato, venga annullato. Perché? Ma innanzitutto perché è un piano che non dà nessuna prospettiva ai lavoratori e non è quello di cui ha bisogno l'Abruzzo. Stiamo parlando di un piano industriale che prevede la riduzione del 40% delle filiali, 39 filiali verranno chiuse sul territorio secondo questo piano industriale, non garantisce la tutela occupazionale e tutto questo avviene in un periodo in cui la fragilità che già c'era nel sistema finanziario abruzzese rischia di essere ulteriormente messa a dura prova in un momento in cui con l'emergenza Covid-19, con l'emergenza della pandemia, c'è bisogno che le banche, che il sistema finanziario abruzzese dia liquidità a famiglie ed imprese. Trivelli, vogliamo dare anche qualche altro numero per quanto concerne Banca Popolare di Bari nella nostra regione? Parliamo in particolare delle province di Pescara e Teramo e dunque di Caripe e Tercas. Allora, in tutta l'Abruzzo noi abbiamo circa 880 dipendenti. Questo piano, che consiste a un taglio lineare di circa il 40%, prevediamo che potrebbe avere una ricaduta negativa su una popolazione dei lavoratrici e dei lavoratori, circa 300 unità.
abbiamo una direzione generale a Teramo, 140 dipendenti, quindi la situazione è veramente sotto stress, anche perché l'Abruzzo sarà la regione più penalizzata proprio in termini di presenza sul territorio. Ricordiamo che questa è la banca più grande in questo momento nella nostra regione, che ha poi una rilevanza importantissima nelle zone della provincia di Teramo e di Pescara. Questa mattina voi avete stilato un documento che abbiamo qui in anteprima, eccolo qui, lo inquadro anche a beneficio dei nostri telespettatori, un documento che verrà inviato nel pomeriggio agli addetti ai lavori e anche alla stampa. Sostanzialmente cosa chiedete al di là dell'annullamento di questo piano industriale? Allora, si parte secondo noi, da un problema che deriva da lontano, cioè dall'acquisizione della Ter Castella Caripe. Chiediamo una commissione d'inchiesta, che è la commissione d'inchiesta, quindi la inviamo in questo momento ai parlamentari, a tutte le istituzioni, chiaramente alla presidenza della commissione d'inchiesta, che in qualche modo possano aprire facciano in modo che si faccia luce veramente di quanto è successo, perché non è giusto che debbano pagare le lavoratrici e i lavoratori, il territorio, lo sviluppo nella nostra regione, perché non è stata un'operazione a nostro avviso così chiara, e quindi da lì bisogna ripartire. Ranieri, prima di coinvolgere anche Jacopo Forcella da studio, sì, eccomi Jacopo, allora no, c'è ecco, il segretario... era una cosa interessante quella che ha detto proprio poco fa Francesco Trivelli, che magari possiamo girare anche a Carmine Ranieri, ma poi può rispondere Trivelli stesso. Insomma, qui al di là del piano di ristrutturazione di cui parliamo oggi, parliamo di una vicenda, ha fatto bene Trivelli a ripercorrere alcuni passaggi in cui ad esempio c'è stato anni fa il commissariamento della Tercas, poi l'acquisizione da parte di Banca Popolare di Bari, anch'essa commissariata, una sorta di commissariamento di una banca che aveva inglobato una già commissariata. La questione adesso è il piano di ristrutturazione, ok, ma come si fa a non arrivare a diciamo obbrobri bancari del genere? Certo, noi abbiamo chiesto proprio oggi con questo comunicato, e l'avevamo chiesto già mesi fa, l'interessamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, perché già dal 2010 vi erano le relazioni ispettive, per esempio sulla Banca Popolare di Bari, che rilevavano delle problematicità di quella banca, e dopo si è consentito di fare ulteriori acquisizioni. Quindi sono già uscite diverse rivelazioni, diversi filoni di indagine e di inchiesta. Noi vogliamo che si faccia chiarezza, che emergano le responsabilità in sede politica attraverso la commissione d'inchiesta e anche penali attraverso la magistratura, perché devono pagare i responsabili di questo disastro e non possono certo pagare i lavoratori che in questi anni hanno dato tutto il loro impegno per svolgere le loro funzioni, che sono funzioni essenziali, perché dare liquidità alle imprese e alle famiglie è una funzione fondamentale per migliorare la situazione economica, una precondizione per lo sviluppo della regione. Come dicevo prima, una regione che viene messa a dura prova da questa emergenza che stiamo vivendo. Certo, anche perché abbiamo ancora negli occhi, non ci riguarda a livello regionale, ma abbiamo ancora negli occhi la situazione Carige. Comunque, al di là di questo, noi andiamo ad ascoltare le parole del primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, intervista della nostra Tania Bonici Castelli, realizzata questa mattina proprio sul piano di ristrutturazione, perché i due sindaci, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Gian Guido D'Alberto, sindaco di Teramo, hanno chiesto un incontro ai commissari. Ascoltiamo le parole del primo cittadino teramano. Il piano della ristrutturazione della Popolare di Bari proprio non le piace. No, ma non è un piano di ristrutturazione, è un piano di di riduzione radicale fino alla sensibile destrutturazione di una quota in particolare territoriale della banca, che è quella del nostro territorio abruzzese. Perché se abbiamo, sulla base dei numeri che sono emersi, 39
filiali su 94, questi sono i dati che sono stati comunicati, quindi ben oltre il 40% di filiali chiuse, si parla complessivamente di 900 esuberi in merito al personale, e quindi in quota parte prevalente si tratta di personale che va a gravare sul nostro territorio. Non ci piace in linea generale, perché in questo momento, soprattutto dopo l'emergenza coronavirus che stiamo affrontando e vivendo, non si può intervenire con azioni che vanno a distruggere di fatto un presidio del territorio e a creare ulteriori difficoltà di carattere occupazionale e sociale. Quindi occorre rivedere radicalmente i criteri dai quali si è partiti, anche perché il tempo che viviamo oggi è un tempo completamente diverso, e ascoltare i territori, le istituzioni, e tenere in considerazione l'effetto che queste misure oggi soprattutto hanno per il nostro territorio abruzzese, che ricordiamolo è anche gravato dal peso della ricostruzione che è ferma, che non parte, quindi è assolutamente inaccettabile che si vada a ridurre la presenza di presidi territoriali di una banca che si è sempre caratterizzata come banca del territorio, quindi assolutamente in stretto rapporto con le imprese, le famiglie, le istituzioni, e quindi assolutamente va integralmente rivisto. Non dimentichiamo, questo ricordiamolo, ricordiamo due cose: primo, che la regione Abruzzo in termini di presenza di filiali è la più di Banca Popolare di Bari, è la più quella che ha i numeri più alti. Quindi dovrebbe essere la regione traino e non quella che viene penalizzata di più. E poi togliamo nuovamente, eliminiamo nuovamente dal tavolo questa falsa convinzione che i problemi della Banca Popolare di Bari siano sorti con l'ingresso di Banca Tercas e poi di Caripe. Sostanzialmente non è così, anzi era un'opportunità allora per Banca Popolare di Bari, lo è anche adesso, proprio per la fidelizzazione territoriale che c'è, per il rapporto e anche per la remuneratività e la redditività insomma sui territori delle filiali, e quindi assolutamente va ripensata integralmente l'impostazione iniziale di questo piano. E invito, noi lo stiamo facendo come sindaci, come Anci Abruzzo, insomma il sindaco di Pescara, tutti i sindaci del territorio, abbiamo già coinvolto la regione Abruzzo che deve far sentire la sua voce, ma soprattutto a livello governativo e parlamentare occorre prendere in mano la situazione sotto il profilo politico e istituzionale e non lasciare tutto nelle mani appunto di commissari che hanno avuto un mandato e che si stanno muovendo solo esclusivamente nell'ottica di numeri e teste. Ci sono persone e territori che meritano attenzione. Queste le parole del primo cittadino di Teramo, nonché peraltro presidente dell'Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto. Trivelli, ha sentito le parole del sindaco di Teramo. Caripe e Tercas di fatto non sono mai state il problema. Evidentemente qualcuno ha agitato questo spettro che l'acquisizione di queste due banche possano essere la causa di questo piano di ristrutturazione, evidentemente. Allora, ricordiamo che questa, sia la Tercas che la Caripe, prevalentemente erano banche molto importanti sul nostro territorio. Bisognerebbe fare un po' di storia e siamo convinti che non è la storia, deve ripartire da lì, anche per fare delle indagini, come diceva anche prima Carmine, approfondite. Detto ciò, noi però, ecco, noi non vogliamo una cosa, che questa diventi una battaglia di tra territori. Noi vogliamo che questa nostra volontà sindacale sia una volontà vista da parte dei sindacati nostri nazionali, perché la questione della Popolare di Bari deve essere gestita come un problema unico di tutti il meridione. Noi abbiamo un problema di occupazione in tutto il meridione, non vogliamo e non pretendiamo di essere diversi dagli altri, vogliamo essere parte protagonisti. Sappiamo che il mondo sta cambiando, questa pandemia sta cambiando completamente l'economia, noi siamo convinti che è sbagliata questa operazione fatta in questi termini, siamo convinti che si può tornare indietro e si possa fare un rilancio di questa banca partendo dai territori e partendo dal lavoro dei dipendenti che stanno dando il cuore, anche perché siamo in una fase difficilissima, lo dobbiamo dire. Si parla di tanti operatori, noi ci dobbiamo chinare il capo di fronte a tantissimi operatori della sanità, del però vorrei dire anche questo, che i lavoratori bancari hanno lavorato in questi due mesi negli sportelli, accogliendo
la clientela, non sono mai citati, anzi a volte sono maltrattati, perché le problematiche che nascono a volte da non problemi nostri vengono invece riversati sulle nostre spalle. Ecco, un pensiero veramente forte per dire che la categoria sta dando il massimo e abbiamo bisogno di una categoria preparata per mandare avanti l'economia della regione e del paese. Ecco, l'ultimissima da parte mia, non è assolutamente, non per fare retorica, ci mancherebbe. Vogliamo spiegare poi nel concreto che cosa significa perdere il 40% della forza lavoro dal punto di vista bancario? Quali sono le conseguenze per i cittadini? Perché magari qualcuno da casa dice, vabbè, a me potrebbe interessarmi relativamente. Ecco, invece vogliamo spiegare che cosa cambia poi nella vita quotidiana. Allora, intanto le chiusure delle filiali probabilmente riguarderanno centri che oggi si stanno spopolando, centri invece che hanno bisogno di un rilancio sull'economia territoriale, e quindi sono le filiali che man mano probabilmente in questo momento soffrono di più, e noi vogliamo invece che ci sia una presenza. Il rilancio dell'economia va riguardata non soltanto sui numeri e gli aspetti finanziari e economici, ma rispetto a un futuro che dobbiamo costruire. Oggi mai come oggi è così importante. Ecco perché la politica in questo momento può far di più. E i servizi bancari non sono tutti quanti uguali, non abbiamo il cittadino uguale in tutti i luoghi. Sappiamo perfettamente che internet non arriva nemmeno in tutti i luoghi d'Abruzzo. Immaginiamo se una filiale piccola venga chiusa, le persone che vivono in quel territorio come possono vivere questa situazione di grande difficoltà. E poi c'è tutta la professionalità intorno a un mondo che serve proprio a gestire questa fase d'emergenza e per lo sviluppo, le pratiche per affidamenti, le pratiche che servono per dare possibilità di tutto ciò che riguarda il credito, ma anche il risparmio. Sono questioni che riguardano assolutamente la vita di ognuno di noi. Noi diciamo sempre, l'aspetto che riguarda una banca, che può sembrare oggi un aspetto secondario, invece nell'ambito delle persone rappresenta veramente un aspetto fondamentale. Il risparmio è uno degli aspetti di sicurezza dei cittadini, e che è anche sancito la Costituzione. Quindi ci sono tanti tanti motivi per poter dire che il settore ha bisogno di rimanere sul territorio in modo forte. Grazie a Francesco Trivelli, io direi di chiudere questo collegamento dalla sede regionale della CGIL Abruzzo di Pescara con il segretario regionale Abruzzo Molise Carmine Ranieri, uscendo un attimino proprio per chiudere 30 secondi dall'argomento strettamente riguardante le banche. Il 18 maggio è vicino, inizia, possiamo dire, la terza fase. Possiamo guardare con un po' di ottimismo, Ranieri, a quelle che saranno le prossime settimane, non solo sotto l'aspetto stretto dell'economia. Insomma, la CGIL cosa dice? Davanti ci aspetta ovviamente un periodo duro e difficile. In questa fase sta calando la domanda, cambiano le abitudini delle persone, quindi non sarà facile. Certo, dobbiamo essere necessariamente ottimisti, perché tutti insieme dobbiamo riuscire a superare questa fase. È necessario fare comunque, creare sinergie, e dobbiamo lavorare tutti insieme per superare questo periodo difficile. Dal 18 si riaprirà, è importante che riapra, che ricominci, che le aziende ricomincino a lavorare. È necessario che la regione crei un sistema di sicurezza, penso per esempio ai trasporti pubblici, ai tamponi che devono essere fatti ai cittadini, ad isolare situazioni critiche se verranno fuori. Ecco, insieme ce la possiamo fare anche a superare questo periodo difficile. Paolo, posso chiedere, poco prima di chiudere, posso chiedere a Carmine Ranieri un giudizio sulla maxi manovra presentata ieri sera dal Premier Conte di 55 miliardi, di cui una grandissima parte è stata stanziata in favore dei lavoratori? Sì, beh, certo, era importante ed era necessario, era assolutamente necessario che venissero poste ulteriori misure a garanzia dei lavoratori sulla cassa integrazione in deroga, sui bonus per i liberi professionisti, e anche una parte che copre quelle situazioni di difficoltà, pensiamo a coloro che non hanno un lavoro, che non l'avevano neanche prima, così come tutta una serie di aiuti che riguarda per esempio le persone che ritornano al lavoro e che hanno i figli a scuola, così come sono anche importanti
quegli interventi che mirano a far ripartire l'economia e le imprese. Stiamo parlando di un intervento di 55 miliardi, ovviamente non bastano mai rispetto ad una situazione che non abbiamo mai conosciuto, e dal dopoguerra che non viviamo una situazione di questo tipo. Certamente un intervento importante, ma sarà importante, tutto questo è collegato anche alla discussione che stiamo facendo oggi sulla Banca Popolare di Bari, che effettivamente queste risorse arrivino presto, immediatamente ai cittadini ed imprese. E quindi, ricollegandoci anche al discorso di prima, il sistema finanziario, le banche e nel nostro caso specifico la Banca Popolare di Bari devono avere un ruolo importante per far sì che i soldi arrivino presto ai lavoratori. Non soltanto ovviamente le banche, ma le imprese, l'INPS e tutti i soggetti deputati a gestire questa manovra e quindi questa somma di denaro importante, questi 55 miliardi. Perfetto. Grazie a Carmine Ranieri, grazie a Francesco Trivelli, grazie ovviamente a Paolo Renzetti per questo collegamento, per averci spiegato un po' di più la situazione di Banca Popolare di Bari. Noi rientriamo perché questa mattina gli esercenti di bar e ristoranti pescaresi aderenti a Confcommercio hanno esposto a Pescara in Piazza Salotto i tavolini delle loro attività che in mancanza delle modifiche normative non potranno più utilizzare con le nuove normative anti-Covid-19. Padovano, questa è una protesta tutt'altro che simbolica. Questa è un richiamo all'attenzione, perché non è pensabile che noi dobbiamo praticamente attivare le nostre attività con quelle restrizioni che l'INAIL ha emanato. La stessa cosa si sta facendo a Firenze, a Bologna, in altre grandi città, perché la politica si assume questa grande responsabilità. La responsabilità che cos'è? È il distanziamento sociale tra le persone, non può essere una limitazione, cioè un locale di 50 metri quadri che all'interno di quel locale può ospitare 12 persone, quel locale non apre. Per servire 12 persone hanno bisogno di 4 unità lavorative, il cuoco, l'aiuto cuoco, il cameriere e il titolare. Ma si può tenere un'attività aperta in questo modo? Allora, se è così, chiudiamo il bar. Per aprire un bar di solito sono dei bar prospicienti, i bar di prossimità nelle vie del centro di Pescara. Che facciamo? Da 3 kg di caffè al giorno che consumava vanno a consumare 500 grammi di caffè. Il bar chiude! Quello che chiediamo non è di andare contro una regolamentazione nazionale tout court, ma noi vogliamo che ci siano delle sostenibilità che vengono adattate nelle altre attività, pensiamo ai supermercati. Noi è chiaro che quello che vogliamo è semplicemente che ci si dia la possibilità di lavorare in serenità, quindi magari già distanziare le persone di 2 metri da un tavolo all'altro, quindi 1 metro e qualcosa, ci dà la possibilità di raddoppiare la capienza delle attività. Poi ovviamente siamo riusciti ad ottenere, grazie alle nostre battaglie, anche dal governo nazionale, il suolo pubblico gratis e quindi questo ci darà un po' di respiro, ma il nostro progetto è più a lungo raggio e a lungo respiro, nel senso che se dovesse piovere quest'inverno come ci si regolerà? Allora è bene che vengano ascoltati i nostri suggerimenti. La regione Emilia-Romagna ad esempio ha già preso una posizione molto forte, la regione Abruzzo in questo momento sta discutendo questa stessa possibilità, noi semplicemente vogliamo poter lavorare. Il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, questa mattina in conferenza stampa ha presentato le ultime importanti novità per i viaggiatori nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Le vediamo. Sensori di ultima generazione sui bus per il riconoscimento del profilo delle persone, rete telematica e dispositivi self-service di bordo, indicatori di linea, di destinazione, ma anche per i passeggeri a terra. Sono queste le principali novità introdotte da TUA alla luce del nuovo scenario che sta caratterizzando il mondo dei trasporti e che ha imposto una nuova logica di gestione dei servizi. TUA infatti ha messo in atto un sistema intelligente di conta persone a bordo dei bus per garantire, come spiega ai nostri microfoni il presidente di TUA Gianfranco Giuliante, il distanziamento sociale ai tempi del Covid-19. Le esigenze sanitarie hanno un elemento interrogabile che è quello del distanziamento sociale e quindi noi ci siamo trovati complessivamente a dover decidere di fare dei passaggi tenendo conto che le persone trasportabili sarebbero state circa il 25% di quelle che eravamo abituati a trasportare, poi sono state anche meno per la verità nei primi giorni della fase 2. Tutto ciò ha fatto sì che ci reinventassimo in termini di trasporto locale,
abbiamo previsto la necessità che ci siano delle prenotazioni e abbiamo anche dovuto mettere in piedi un meccanismo per il quale da remoto all'interno della TUA noi veniamo a conoscenza di quante sono le persone a bordo, abbiamo la possibilità di comunicare all'esterno tramite display qual è il numero dei passeggeri trasportati e quindi se l'autobus è completo e contestualmente con queste notizie possiamo predisporre dei bis per fare in modo che in tutti quanti quei posti dove l'autobus è passato con presenza di persone ma con posti già occupati arrivi questa soluzione per consentire a chi è rimasto in prima fase a piedi di arrivare dove deve arrivare. I costi cambieranno, noi stiamo creando le condizioni in questa fase per cui facciamo dei tagli laddove possibile, ma anche e soprattutto stiamo cercando dei sistemi elaborati in parte da un team interno che ringrazio perché è stato veramente eccezionale. Oso dire che questo, lo ripeto, è il primo esperimento in Italia di utilizzo di questo sistema da remoto che consente di avere tutte le notizie circa i flussi di trasporto che noi abbiamo. Averlo in parte, in buona parte, fatto in house significa anche aver avuto la possibilità di abbattere i costi. Ci sono poi costi altri come quelli della sanificazione e via di seguito che naturalmente debbono essere fatti dall'esterno da ditte specializzate e quindi sono dei costi di natura oggettiva. Colgo l'occasione perché immagino che per quello che vi riguarda ci siano anche domande in questo senso e una delle domande che mi si pone spesso è quella: come fa l'utente a sapere che l'autobus sul quale viaggia è sanificato? Bene, la risposta è molto semplice: se l'autobus non è sanificato non può partire. E quindi automaticamente se l'auto è in corsa ed è partito significa che c'è un ok in termini di sanificazione. Il Comune di Teramo mette a punto nuove procedure semplificate per concedere a bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie il doppio dello spazio pubblico da loro già occupato o richiesto. L'altra buona notizia è che le concessioni saranno a costo zero per gli esercenti. Il Comune di Teramo interviene pesantemente a dare una mano ai ristoratori, ai bar e a tutti coloro che somministrano cibo e bevande. Lo fa concedendo loro di raddoppiare l'occupazione di suolo pubblico, sburocratizzando le procedure necessarie, ma soprattutto a costo zero. Buona notizia per ristoratori e bar, potranno raddoppiare lo spazio esterno a costo zero? A costo zero perché nel Comune di Teramo il canone COSAP non si paga già da un anno, non si pagherà fino a dicembre del 2020. È una azione che abbiamo subito prodotto a seguito del documento dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL, quindi noi siamo pronti a concedere suolo pubblico con procedure semplificate a tutti gli operatori e rapide soprattutto. Quindi adesso attendiamo il nuovo decreto, attendiamo la nuova ordinanza regionale, se ci fosse un'apertura già dalla prossima settimana saremo pronti a riprendere tutte queste pratiche che insomma sicuramente gli esercenti ci invieranno. È una modalità che abbiamo messo in campo immediatamente per ovviare queste misure di mitigazione insomma, delle persone che possono essere contenute all'interno dei locali. Basterà fare una domanda? Sì, basterà fare una domanda, la procedura amministrativa è la procedura amministrativa semplificata, quindi non sarà necessaria la convenzione, ma semplicemente le commissioni che si riuniranno un paio di volte a settimana potranno già autorizzare l'occupazione di suolo pubblico. Non solo, abbiamo evitato di insomma, dare ulteriori costi a queste attività che hanno problemi sicuramente di liquidità in questa fase, prevedendo un pagamento posticipato dell'assicurazione sui luoghi per il ripristino dei luoghi con un pagamento della prima rata a dicembre, quindi dimezzamento di questo costo con la prima rata a dicembre, quindi praticamente si può occupare solo pubblico senza nessun costo in questa fase. La decisione di concedere il doppio di spazio pubblico agli esercenti della ristorazione a costo zero farà di Teramo un capoluogo con un centro storico molto più arredato e accogliente. L'importante è che si riparta subito, come chiedono accorati i ristoratori teramani che navigano ancora nell'incertezza delle regole di distanziamento. Intanto sabato prossimo riaprirà il mercato dei fiori al largo Madonna delle Grazie.
E a Pescara invece riaprono i mercati rionali dopo quello di Via Peppe, sarà la volta domani di quello dei Colli. Il comune punta ad una riorganizzazione generale. Siamo soddisfatti, abbiamo fatto un grande lavoro per riattivare i mercati. La scorsa settimana, come sapete, sono partiti già tre mercati, abbiamo fatto partire anche altri mercati quali quello di San Donato e domani tornerà il mercato dei Colli. La novità è che in via provvisoria i 44 operatori che potranno aprire, parliamo degli operatori food, apriranno non nella sede storica e originaria del mercato ma in via di sotto, nell'area Conad e nell'area Acque Sapone. La scelta è dovuta al fatto che, come tutti sapete, è necessario adottare delle misure di precauzioni che in questo momento impongono il distanziamento tra gli operatori commerciali, quindi una serie di misure necessarie che nella sede storica non riuscivamo nell'immediato a garantire. Voglio ricordare a tutti infatti che il Comune, tramite i suoi dipendenti, che ringrazio ancora una volta, ha fatto dei progetti in modo tale da garantire la massima sicurezza, perché noi vogliamo riaprire e garantire il servizio, garantire agli operatori e fruitori dando la massima sicurezza sanitaria dei luoghi in cui si svolgono i mercati. Per questo abbiamo stabilito una distanza tra gli operatori di 2,5 metri, abbiamo reso obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherino, abbiamo chiesto ad ogni operatore di avere gel sanificanti e soprattutto abbiamo chiesto di avere avanti al banco delle transenne per fare un tracciato che permetta un ingresso ed un'uscita, in modo tale che ogni singolo banco veda al massimo due persone. Ripetiamo che questa è una fase transitoria, il Comune sta studiando non solo l'area Conad come luogo dove svolgere il mercato dei Colli, ma anche la sede storica. Stiamo cercando di realizzare un progetto che chiaramente si sta tentando di realizzare un progetto che possa garantire il distanziamento tra gli operatori, quindi quella sede storica deve essere necessariamente notevolmente ampliata. Parliamo di sport adesso, perché la FIGC da oggi ha attivato un pool ispettivo della Procura federale che avrà il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari della federazione così come sono stati approvati dal governo. L'organismo, che è alle dirette dipendenze del procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici, ad oggi individuali e dal 18 maggio in gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai protocolli indicati. Ancora sport e calcio, il campionato di Serie D è stato sospeso dopo la giornata nella quale il Notaresco ha perso il primato a lungo detenuto nel girone F di Serie D, appunto. L'eventuale promozione del Matelica, in caso di stop definitivo, avrebbe il sapore della beffa per il presidente Salvatore Di Giovanni. Io ufficiosamente so che effettivamente il campionato non dovrebbe ripartire. Quella che è stata sospesa inizio marzo è una stagione che per il Notaresco è stata da sogno fino a gennaio. Un girone d'andata con 11 vittorie consecutive, titolo d'inverno e un vantaggio sulla seconda che ha toccato il più 10 prima della forte flessione che ha portato la squadra guidata da Roberto Magnoni a perdere il primato proprio all'ultima giornata disputata lo scorso 1 marzo. Il presidente Di Giovanni parla di una beffa. Se sarà ufficiale la chiusura del campionato e le prime attuali, il Matelica nel girone F, avranno titolo per la promozione in Serie C. Siamo stati primi con un vantaggio notevole rispetto alle seconde e alle terze, quindi abbiamo inanellato una serie di 11 vittorie consecutive. Io penso che questo bisogna che la Lega ne tenga presente, perché credo che effettivamente perdere per l'ultima giornata di campionato il primato e quindi di conseguenza a questo punto anche la promozione, insomma, è di più di una beffa. Ma voi sareste pronti a fare qualche azione eclatante oppure accettereste questo eventuale verdetto? Ma io penso che azioni eclatanti io personalmente non ho intenzione di farle, perché sinceramente il momento è molto delicato, ci sono tanti problemi, il calcio penso che venga dopo, perché ci sono dei problemi seri per quanto riguarda sia da un punto di vista salutare sia per quanto riguarda da un punto di vista economico. Quindi per quanto riguarda la tua domanda, quello che mi dici, sinceramente io personalmente in questo momento non sto pensando a fare ricorsi. Per Di Giovanni il Notaresco avrebbe la forza di fare la C e sposa il progetto di riforma di cui si parla con una terza serie in regime dilettantistico. Se fossi io un gradina, tra virgolette, lavorerei appunto per fare la nuova riforma dei campionati.
la famosa Lega Pro, terza serie, quello che sia, con tre squadre semiprofessionistiche, e quindi una squadra di serie C di elite oppure due squadre di serie B, così come ho letto e ho sentito dire in alcune riviste. Credo che questo sia l'anno giusto, perché facendo così si anticipa un attimo la riforma, ma sicuramente non si avrà la Lega non avrà nessun problema a livello di tribunali e via discorrendo dei vari ricorsi, perché sicuramente forse il notaresco non lo farà ricorso, ma ci saranno tantissime società che faranno ricorso. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sia sulla piattaforma YouTube che sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo appuntamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.